E sono stati presentati nuovi campionati studenteschi, vediamo. Campionati studenteschi a Siena, che quest'anno vedono la collaborazione di Estra, unico sponsor ufficiale dell'evento. Un connubio tra scuola, sport e un'azienda che crede nelle potenzialità del proprio territorio e che da sempre è vicina alla scuola e al mondo dello sport. Come già avvenuto ad Arezzo, la speranza per l'azienda è che questa collaborazione produca un'opportunità importante per il successo dei campionati stessi. A Siena numeri molto alti per i campionati: 1710 di studenti, 24 gare, 52 professori, 36 7 istituzioni scolastiche, 25 comuni, per le discipline coinvolte non solo sport famosi, ma anche discipline nuove, 15 in totale. Connesse ai campionati sono anche i 4 progetti motori che coinvolgeranno 800 studenti, le gare di istituto che vedono la partecipazione di 33 istituti tra medie inferiori e medie superiori in 13 diverse discipline sportive, 24 gare provinciali con 1710 studenti e 13 discipline. Numeri così alti testimoniano lo sviluppo dei campionati a livello territoriale e la volontà degli studenti di partecipare. Questa effettivamente è un'occasione, è un'opportunità che viene offerta dalla società Estra per quanto riguarda il supporto e il sostegno ad un'attività sportiva di natura scolastica, quali rappresentano i campionati studenteschi. Indubbiamente abbiamo colto al volo questa opportunità che ci è stata offerta, anche perché la società Estra aveva già avviato un progetto di collaborazione con il vicino ufficio scolastico provinciale di Arezzo e quindi mutuando quella esperienza abbiamo ritenuto e convenuto che anche questa buona pratica potesse essere poi riversata sulla nostra provincia. È una collaborazione che è già maturata in anni precedenti, soprattutto ad Arezzo, e che ci ha convinto e che quindi vogliamo replicare anche sul territorio di Siena questa esperienza. La motivazione è abbastanza nota, noi supportiamo i cosiddetti sport minori, non solo per la scuola ma anche per la società civile in generale. Crediamo molto, diciamo, le giovani generazioni che si misurano nei campi sportivi, lo sport è un passaggio educativo fondamentale, il corretto sport, la corretta pratica sportiva formano i cittadini in maniera più compiuta, la lealtà, partecipare, competere, diciamo, sono tutte cose molto belle, ma vanno fatte nella correttezza, diciamo, nel rispetto dell'avversario. Questo elemento per noi è molto importante, ci misuriamo tutti i giorni con il mercato, dobbiamo farlo cercando di rispettare i nostri clienti, cercando di competere con le altre aziende più grandi o più piccole di noi, ma in una competizione sana e quindi, come dire, sostenere lo sport significa far crescere una società civile nel proprio insieme, dove Estra sta trovando uno spazio sempre maggiore.